Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Dopo settimane siamo tornati con un nuovo video haul. Come vi ho spiegato in quello precedente, sto limitando le mie spese giornaliere e mensili in generale. Però questa volta non ho potuto evitare di comprare qualcosina perché è arrivata l'estate, quello che temevamo è successo. E quindi sono tornata alle scarpe aperte e direi per fortuna perché è l'unica cosa che amo dell'estate, nonostante non abbia questi piedi bellissimi. Mi sento un po' una Chiara Ferragni, insomma, d'estate. Però a parte questo, appunto, non avevo, o meglio, non ho tante scarpe aperte che mi piacciono. E quindi sono corsa ai ripari. Però le scarpe le lasciamo alla fine, come sempre, perché è il pezzo più succulento e che adoro di più. Quindi prima passiamo al make-up, vestiti e poi scarpe. Per quanto riguarda il make-up, prima cosa che vi faccio vedere sono questi camouflage cream, che sono i Dermacolor di Kryolan, che ho scoperto grazie appunto all'accademia che sto frequentando. Perché li usano maggiormente i truccatori, però se volete, insomma, potete acquistarli anche voi, solo che costano e hanno grandissimo range di colorazioni, quindi nel senso una persona normale poco se ne fa. Ed è questo qui. Questa è la A e queste sono le tonalità un pochino più chiare, poi ci sono alcuni correttivi. Vedete, si presenta in questo modo e questa è quella che avevo preso singolarmente mesi fa, quando appena avevo iniziato. E poi adesso invece, visto che ho iniziato anche a lavorare chiare qui e là, trucco persone, trucco amiche, eccetera, ho detto perché non fare questo investimento, perché comunque costano, vi posso assicurare che costano, e ho preso questa altra palette che però ha 24 shades e non 12 come l'altra, infatti ha fatta tipo a due piani ed è la K. Questa l'ho presa sul sito di Kryolan perché la vendono anche in accademia da me e io avrei anche teoricamente lo sconto, però prima che arrivava ci volevano almeno 2-3 settimane, quindi l'ho presa. Questa ha queste colorazioni sopra, potrebbero sembrare simili all'altra ma non lo sono. E poi si stacca il primo piano e sotto ci sono queste per pelli scure e anche qua correttivi vari. Quindi è super top, mi ci trovo da Dio, copre qualsiasi cosa questa palette. Poi invece mi sono stati inviati da Octoly questi due prodottini di MAC. Quindi mi è arrivato questo ombrettino che si chiama Sunspeak. Ha il pack olografico, guardate che bellezza. E questa è la cialdina. Guardate che bello, è un classico colore scimmerino, champagnino, che va sempre bene, è bellissimo. E in più mi è stato inviato il Prep and Prime, questo penso sia della nuova linea perché ha il pack nero tutto glitterato, vedete? Ed è appunto un illuminante. La tonalità è la Bright Forecast, ha le setoline di quelle che si sporcano di prodotto ed è un colore aranciato, quindi che va proprio a illuminare la parte sotto dell'occhiaia. L'ho provato l'altro giorno e non è male perché è bello fluido, non vale le pieghette. Poi da NYX Professional Makeup ho ricevuto una box proprio oggi con questo, che è un evento speciale a cui mi hanno invitato. Spero di poterci andare perché in teoria quel giorno ho altre cose da fare, però vedremo se riusciamo a fare tutto. Quindi molto molto presto, perché molto molto presto scoprirete cos'è questo invito speciale. E nello stesso pacchetto c'erano queste nuove lingerie. Sono nuove perché hanno sia effetto glossy, sia shimmer, sia glitter. Quindi ci sono queste tre nuove texture. Quelli glossy mi ispirano tantissimo, non vedo l'ora di utilizzarli. Queste sono tutte le tonalità che possiedo. E nello stesso pacchetto, perché non so se lo sapete, ma NYX Professional Makeup fa parte dell'azienda L'Oreal. E quindi c'era anche questa novità qui, che io ho un'ossessione per queste bustine di plastica, quindi sono gasata anche solo per quella. E c'erano questi due adesivi, appunto la linea credo sia questa qui, Colorful. Poi c'è un olietto che si chiama Mythic Oil. E poi abbiamo questo prodottino qui, penso sia nuovo anche questo perché non l'ho mai visto, che è il Flash Pro Hair Makeup ed è appunto un colore in crema che si applica sui capelli e poi primo risciacquo si toglie. A me hanno inviato il blu che si chiama Feeling Blue, eccolo qua, però ci sono tantissime altre tonalità, vi faccio vedere, penso siano 4. E quindi col make-up abbiamo terminato. Adesso possiamo passare ai vestiti perché so che è una delle parti che mi piace di più. Vi metto i link qua sotto dei capi oppure le foto che prendo dal sito nel video, così riuscite a capire più o meno
come vestono. Vi dico subito che la maggior parte delle cose che vi farò vedere in questo haul le ho già taggate su 21 Buttons, quindi se mi seguite lì e volete prenderle trovate link direttamente rapidi. Prima cosa che ho preso è questo pantaloncino a vita alta con la cintura. L'ho messo anche oggi, io non sono tipo da pantaloncini, però quando fa proprio caldo, questi sono carini perché non sono aderenti, vedete, hanno la gamba bella libera. L'unica cosa è che prima mi sono seduta e io ho il bruttissimo vizio di sedermi con le gambe accavallate su questo tipo di sedie girevoli e quindi ho sentito strack ed è successo, ragazzi, è successo. Sono un po' fragilini perché ci ho messi una volta mo addirittura, però è successo. Questo da una parte e dall'altro vorrei evitare di farvelo vedere, ma ve lo farò vedere perché magari può succedere. Eccolo qua. Io adesso li farò ricucire, penso, da mia nonna, che è brava, c'ha la macchinetta, insomma. Però non è che costano pochissimo, quindi, boh, non so se consigliarveli. Cioè, addosso sono bellissimi, però. Stesso paio di pantaloncini l'ho preso anche in giallo senape perché sta andando tantissimo, mi piace un sacco come mi sta. Ed è molto più elegante, secondo me, del nero addirittura. Infatti ci ho preso abbinata la giacchina. E non so se ve l'ho detto, ma queste tre cose che vi ho fatto vedere finora sono di Stradivarius, mi sa che mi ero scordata e addirittura non vi ho detto i prezzi, adesso recupero. Comunque appunto questo è un blazerino, è un blazerino abbastanza estivo perché è molto molto leggero, non è imbottito, non ha le spalline, scende molto molto tranquillo. Io di tutto ho preso una taglia in più perché Stradivarius non è che abbia queste taglie particolarmente elastiche e soprattutto i pantaloncini sono a vita alta, quindi con le cose a vita alta io prendo sempre una taglia in più. Quindi pantaloncino ho preso la 46 mi pare, mentre la giacca ho preso la L, così non sto troppo risicata, non sto costretta. La giacca costa 19,99 mentre i pantaloncini 17,99. Poi continuando con Stradivarius, perché c'ero, allora ho detto sai che c'è, vedo se c'è qualcos'altro che posso prendere. Ho preso questa magliettina che è molto 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 classica, è abbastanza aderente, infatti anche di questo ho preso la L, ed è semplicemente nera con tutte queste bocche disegnate, quindi ci stava. Non vedo l'ora di metterla, l'ho pagata soltanto 6 euro, quindi direi per una t-shirt così tranquilla ci sta. Poi uno dei pezzi forti sempre di Stradivarius, ho preso quest'altra t-shirt che indosso, che come vedete raffigura la regina cattiva di Biancaneve. E adesso mi alzo e vi faccio leggere la scritta, perché c'è scritto Drama Queen. Adesso spero non sia sporca la maglia perché l'ho messa oggi. Comunque, in ogni caso, questa è bellissima. Ce ne stanno un po' di queste maglie della Disney. Infatti aveva anche questo cartellino che io mi sono tenuta, perché c'è scritto Disney Princess. E questa qui infatti costa un po' di più, costa 16 euro addirittura. Però è carina. Non è di quelle lunghe perché cade abbastanza corta, non ha crop, però abbastanza corta. Poi passiamo ad ASOS. E da ASOS ho preso questo paio di leggings, che è un leggings un po' particolare perché arriva sotto il ginocchio, poco poco sotto il ginocchio, e mi piace un sacco perché lo vedo spesso optare insieme alle maglie larghe o comunque in degli outfit molto particolari, perché non sono da tutti, ad esempio da Rochelle o Kim Kardashian, questi stili un po' grunge, un po' americani. E appunto è un pantaloncino nero classico fatto così corto che, visto così, sembra le gambine di un ragazzino. Sono molto molto elastici, molto comodi. Quelli là li ho pagati mi pare sugli 8-9 euro. Poi ho preso questa gonna di jeans classica perché io ce l'ho già nera, praticamente quasi simile, però l'avevo presa da Primark quella. Invece questa appunto l'ho presa su ASOS, anche di questa una 46 perché è vita alta, così quando vi sedete non dovete stare col fiato sospeso. Questa l'ho pagata mi pare intorno ai 23-25 euro, ed è appunto dei color jeans classico, ha questa particolarità di questa tipo B davanti, e poi per il resto è super super classica. Altra gonna che ho preso, questa l'ho presa un po' di tempo fa ma non ve l'ho mai fatta vedere perché me la sono dimenticata, però è molto molto bella. Questa ho preso una 46 ma veste larghissima, quindi avrei potuto prendere anche una 44 nonostante sia vita alta, però non lo sapevo e me la sono tenuta così perché non ho potuto fare il cambio che era esaurita. E l'ho pagata anche questa sui 23-25 euro, è del marchio Boho, ma che molti mi hanno detto che pronuncio male, quindi perdonatemi per questo, non mi ricordo adesso la pronuncia precisa, se era Boho. Ed è nera, di un tessuto jeans ma che non sembra jeans vero e proprio, e poi ha tutte queste perline a più
appiccicata, è bellissima. Io sono diventata un fantasmino, ma non importa. Vedete, ha tutte delle perline piccole piccole qua, e qui sotto, insieme a tutte queste sfrangiature, ha delle pietruzze. Quindi è molto bella, molto particolare. Ed ora passiamo alle cose di Shein, che come sapete mi fanno scegliere ogni tanto delle cosette. In più questa volta mi hanno fatto praticamente una sorta di questionario per vedere quale capo mandarmi, e ci hanno azzeccato alla grande. Cioè io ho risposto a questo questionario di tipo 5-6 domande, nulla di che, e mi è arrivato questo vestito che è fantastico. Purtroppo non riesco a trovare il link di questo vestito, quindi probabilmente è l'unica cosa che non troverete qua sotto, però magari se cercate, se fate una ricerca approfondita sul sito, lo trovate, e magari scrivete un commento qua sotto se riuscite a trovarlo con il link, così non ci distruggiamo in mille. Il vestito in questione è questo, non vedo l'ora di metterlo, molto probabilmente me lo vedrete indossato presto perché è bellissimo. È fatto in questo modo, nero tutto di pizzo, qua sopra trasparente velato con i pois, colletto un po' sfrangiato, maniche così, cade in vita stretto e giù va così con tutte le balze sempre pizzettate. Cioè ha delle fatture pazzesche. Di questa invece di prendere un M mi sono fatta mandare un L. Ho preferito una taglia un po' più grande perché almeno se mi fosse stata eventualmente larga potevo restringerla. E vi faccio vedere anche le tre cose che ho scelto io, di cui onestamente non è che sono proprio entusiasta al 100% questa volta. Questi vi metto sicuramente le immagini perché sono un po' difficili da capire, sono tutti capi abbastanza estivi. Il primo è un vestito bianco con dei ricami in pizzo, sembra un po' Barbie matrimonio e spiaggia. Vedete, fatto così è molto leggero, e ciò vuol dire molto trasparente, una delle cose peggiori che vi possono capitare su un sito come Shein, perché non si capisce mai se una cosa è trasparente o meno. Per il resto la fattura dei vestiti e il prezzo è ottimo. Questo è l'unico difetto che io ho riscontrato dopo qualche anno che ci collaboravo, perché poi anche le taglie. Adesso hanno messo l'opzione che quando stai per acquistare qualcosa e scorri il mouse sulle taglie vi escono fuori anche le misurazioni in centimetri, quindi è molto comodo. Poi questo è stretto in vita, sotto ha un pezzo di tessuto e cade poi tutto. Vedete, fatto così, pizzo, pezzo tessuto, pizzo. Indossato lo vedrete meglio. È carino, ma è trasparente appunto, quindi io non so quando potrò mettermelo onestamente, a meno che non ci metto sotto una culotte o non lo metto per andare al mare. Altro capo, anche questo probabilmente lo userò per andare in spiaggia, perché senza reggiseno sotto almeno io non posso mettermelo. La foto che avete visto su 21 Buttons con questo, non vi dico cosa ho fatto per farla. Quindi è a righe, bianca e blu, c'è anche la versione rosa mi pare, o rossa. Poi ha una balsa sotto il seno e queste coppette a triangolo con la schiena totalmente scoperta, infatti vedete si allaccia così sul collo, ed è molto carino perché non è neanche troppo corto, invece io sul sito pensavo fosse corto. E poi ho preso un costume, però purtroppo ho sbagliato la taglia perché ho preso una L. I costumi si sa che se sono larghi sono brutti, e se sono stretti almeno te ritirano un po' di ciccia, quindi sbagliando ho preso una L e mi sta davvero come un pannolone, che già è un costume a vita alta, blu, quindi insomma. Anche questo l'ho indossato, però non è aderente, non è comprimente. In più il pezzo sopra, sul sito lo fa vedere tutto aggrovigliato, sarà che la modella ci avrà un bustino piccolo, però a me non riescono tutti quei giri, e quindi io l'ho messo, l'ho croccato come avete visto nella foto, perché il pezzo sopra è tutta una fascia, è tipo la fascia quella per gli esercizi delle braccia. Il blu è qualcosa di strepitoso, a noi bionde eppure ai more questo sta da panico, perché è un blu bello vibrante, e alla fine il costume costa soltanto 10 euro, quindi io sinceramente ve lo consiglio, però dovete sapere accroccare sto coso ogni volta. Quindi con i vestiti abbiamo concluso, adesso birbacchione che non siete altro. So che arriva la vostra parte preferita, perché io ho un'ossessione per le scarpe, e ok, il primo passo è riconoscerlo e ammetterlo, ma anche voi non scherzate dai commenti che mi lasciate, quindi siamo in buona compagnia. Parto dal primo paio di scarpe che non sono aperte, non sono particolarmente estive, ma le cercavo da quando le ho viste un po' di mesi fa. Queste sono le Converse fatte penso in edizione limitata, perché non penso sia una linea fissa, insieme a Miley Cyrus. Ha fatto tanti modelli che sono usciti in tanti negozi, anche Bershka, solo che questo modello in particolare
logicamente, come poteva non essere diverso dagli altri. E infatti non è uscito in negozio, ma era disponibile soltanto online. Io fortunatamente le Converse le porto, ne ho tanti, quindi sapevo che misura prendere. E la mia misura, cioè il 40, non c'era mai. Una mattina, ignara di tutto, mi collego sul sito e boom, c'era il 40. Io, fretta e furia, prendo la carta e compro. Mi arriva questo, che adesso mi rendo conto che non piacciono a tutti le scarpe con le platform. Io ne vado follemente pazza. Quando l'ho comprata non pensavo la platform fosse così tanto grande. Infatti, se avessi avuto probabilmente un 37-38 sarebbe stato più aggraziato il piede. Però chi se ne frega, cioè raga, sono bellissime. Hanno questa parte tutta tipo glitterata. Qui c'è il loghetto. E i lacci sono glitter anche questi. Cioè, guardate che meraviglia pazzesca. Costano 100 euro, precisi, puliti. Non vedo l'ora di riuscirle a mettere perché con queste io non riesco a guidare, ad esempio. Ora passiamo al resto delle scarpe che le ho prese tutte su ASOS. Il primo paio è quello che mi è stato criticato di più. Io mi rendo conto di avere un gusto delle scarpe un po' particolare perché comunque il resto del mio abbigliamento è molto basico. Se non spezzassi almeno con qualcosa, col trucco, con le scarpe, sarebbe un po' flat, un po' piatto. Quindi ho trovato questo paio di simil slider che mi piacciono tantissimo perché sono bianche, piatte e stile cowboy, come c'è scritto proprio sul sito. Infatti sono fatte in questo modo qui. Sono molto carine, vengono sui 30 euro. Ve le faccio vedere più da vicino, anche queste ve le ho taggate su 21 Buttons. Sono anche molto carine, cioè vi sembra che siano ciabatte in giro. Unico problema, me ne sono appena accorta tra l'altro, è che si sono già rotte. Le ho messe soltanto una volta, arrivate ieri. Cercherò di farvelo vedere. Vedete, si sono rotte qua, perché comunque sono tipo rivestite in cuoio, dentro sono tipo in plastica, non l'ho capita questa cosa. Quindi io non so se adesso tagliuzzare quel pezzo, perché comunque mentre cammino infatti mi puncicava, sentivo, però non pensavo addirittura così. Però indossate sono carine, soprattutto se siete alte, perché io non sono bassa perché sono quasi 1,70, però sono un po' occhiattina. Quindi non è che questo paio di scarpe slanci particolarmente chi è come me, però sono fighe, quindi va bene. Altro paio di scarpe sono di Stradivarius, ma io l'ho preso su ASOS. E sono questo sandaletto che è già un pochino più elegante, ma neanche troppo perché questo tutti i giorni ve lo fate tranquillamente perché in più è molto molto comoda. E rispetto alle altre, queste hanno un po' di tacco. Queste qui, vedete, tacco basso, molto comodo, nere, tipo di vellutino, e poi hanno queste stringhe sul piede e fanno un bell'effetto, nonostante appunto io non abbia questo piedino da fata. Queste, se non sbaglio, le ho pagate 32-33 euro. Ultimo paio di scarpe, questo lo cercavo da una vita, e voi direte: ma ci fai vedere tutte queste scarpe particolari così? E poi ti vai a comprare questo paio che comunque è molto classico, è tipo il paio penso che hanno tutti, però le adoro io. Ho avuto soltanto un altro paio del genere nella mia vita, però aveva la punta aperta ed era celeste e pois, quindi non avevo questa possibilità di giocarci, di mettermele. Invece ho comprato queste che sono nere e d'estate sono una mano santa perché sono strafresche, però sono un po' rialzate, quindi fanno effetto tacco e queste slanciano tantissimo. E sono queste, le zeppe tipo espadrillas, come le chiamano sul sito. Non so se si dice espadrillas o espadrillas, avete capito il tipo. Sono di cuoio dentro, quindi queste le ho pagate un po' di più perché sono buone, tipo sui 50. E poi qua di vellutino nero, laccio sulla caviglia con la chiusura così, e appunto sono molto molto classiche. Non le avevo, quindi sono super contenta perché in più sono comodissime. Cioè non pensavo, perché alla fine ok, si sa, le zeppe sono comode rispetto ai tacchi, però queste sembra che abbiano un cuscinetto qui all'altezza delle dita. Detto questo, mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Fatemi sapere, come in ogni video, qual è il vostro pezzo preferito, se avete anche voi comprato una di queste cose, se vorreste provarle. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video, mi raccomando. Ciao!